E benvenuti ragazzi, ragazzi, e bentornati su sempre vostro amico Grande Marche e oggi siamo di nuovo in un cosa ho comprato. Ragazzi, undicesimo episodio, sì, sto comprando un bel po' di cose e ragazzi, c'ho la luminosità che fa schifo, ma perché sto registrando questo video di sera e appunto ho la luminosità che è qualcosa di obbrobriante. Magari provo a vedere se riesco accendendo questi due, se cambia qualcosa, ma non penso. Vi ho accecati un attimo, ma va bene. Scusatemi, non volevo. Comunque, ragazzi, mia sorella che spacca le cose, ma va bene, ok. Partirei subito, sì, una busta, non una busticina. Niente, sono tre cosette alla fine, ma niente di che. Quindi io direi di partire subito. Tanto appunto sono tre cosette molto veloci, due d'abbigliamento e una a livello di fumetto. Io andrei a partirei subito con le cose di vestiario. Penso che dalla busta con scritto Cities, non so se l'avete già capito. Ma sì, ho preso qualcosa dal negozio in centro di Pampling. Vi lascio il link di Pampling sotto in descrizione. Purtroppo non ho. Ho fatto cadere il fumetto, sono un grande. Purtroppo, ragazzi, non ci collaboro. Non ci collaboro con Pampling. Quindi non ho purtroppo il codice sconto da potervi dare. Purtroppo vorrei avercelo anche io da poterlo dare ai miei iscritti. Non mi, cioè, mi piacerebbe come cosa. Ma purtroppo non ce l'ho, vi lascio solo il link del sito sotto in descrizione. E boh. Comunque, appunto, sono andato al negozio, c'era, mi sono preso due calzini. Ho detto, ma sì, poi più avanti, anche io con il codice sconto di altri YouTuber, vado a prendere anche io qualche maglietta, qualche cosa. Partirei appunto dai due calzini, mi sono preso solo dei calzini lunghi. E li ho visti, mi sono piaciuti un sacco. Ho detto no, li devo prendere per forza. Devo prendere subito, cioè, devo prendere su per forza. E il primo paio li ho pagati tutti e due 5,90. Ma c'era un'offerta che prendendone i due li pagavi 8,90. Quindi buono. Ne ho presi due. Quindi, appunto, il primo sono questi. Sono bellissimi, ragazzi. Con Deadpool e Spider-Man. Ragazzi, sono fantastici. Adesso li volevo andare ad aprire anche insieme a voi. Quindi vado a togliere le cose di cautone. Vado a prendere il mio personalissimo coltellino svizzero dell'azienda di mio padre, della Delphi. E quindi andiamo ad aprirlo. Andiamo a prendere le cose qua. Allora, prima tolgo cose di cartone, prendo questo, tiro, faccio così, e no, niente. Esperimento numero 2. Faccio così, e voilà, a posto, fatto. Sì, sono molto scrupoloso. Ah, oppla. Eccoli qua, ragazzi, sono bellissimi. Come fate? Come si non si fa a non amarli? Sono bellissimi. Con la scritta dietro Pampling, con la scritta rossa Pampling. Scusate, ragazzi, l'illuminazione non è delle migliori. C'è anche un po' la fotocamera sporca, mi sa, quindi. Brutta, ah, già, era un po' sporchina, sì. Con la scritta Pampling, con appunto tutto Deadpool e Spider-Man intorno. Questi qua, ragazzi, li metterò volentieri per uscire. Sono bellissimi. Sono, ragazzi, veramente fantastici. Sì, era un po' sporco, che adesso va un po' meglio. Questo, no? Comunque, questo qua appunto era il primo paio. Ho perso i cosetti piccolini di plastica. Vabbè, quelli poi passo con. In verità sono qua, a posto, e li metto sotto il mio cestino.
personale. È primo paio. A posto, ragazzi, il secondo è più semplice, più, anzi, è meno particolare, perché quelli là sono particolari. Questo qua è meno particolare e sono classici col teschio, con i teschietti di vario colore. Sono molto semplici per l'appunto, quindi niente di così particolare. Proprio, non, cioè così ho voluto prenderli apposta, non particolari, volevo prendermene solo un paio particolari. Ma sono comunque belli lo stesso. Con i teschietti e la classica scritta appunto Pampling sulla pianta del piede. Molto belli, mi piacciono un sacco, devo dire. E pure questi li metterò per uscirci. Prendere anche a scuola e verrò preso per il culo potentemente, ma me ne fregherò altamente. Ah, a me piacciono. E boh, sarò particolare. Devo far conoscere perché sono un tipo particolare. Passiamo invece al fumetto che sono molto contento. L'ho trovato pure a meno di quanto era. Perché giustamente era usato, ma poco importa a me. Poco importa a me, l'importante è che ce l'ho. Sto parlando di questo qua di Deadpool, che è Deadpool classico. Deadpool del numero 30, quindi Deadpool numero 30. Bellissimo, lo adoro, è fantastico. Era anche uno di quelli che consigliavano, consigliavano la lettura. Non mi ricordo quale youtuber, ma se non vado errato, Nerd Movie Production, che vi lascio il link sotto in descrizione anche del suo canale. Se non vado errato, era appunto su, sì, che c'è anche la parte, una scena, cioè un pezzo di parte dove c'è una versione alternativa di Deadpool. No, scherzavo, scusatemi, non è la versione alternativa, ma è un nemico di Deadpool che è la scimmia assassina, che è questa qua. Per il resto, ragazzi, molto bello. Marvel 1602. Non mi intriga, però, ragazzi. Deadpool. L'ho trovato appunto a 2 euro. Qua c'è appunto la scritta con 3,50. Invece l'ho trovato a 2 euro. Ah, l'ho pagato 2 euro. Ed è per l'appunto molto comodo. Cioè. Poi fanno vedere anche vari altri numeri di fumetti tipo Thor, Dio del Tuono 6, L'ascesa di Thanos 1, sì, Wolverine e X-Men 18 e Occhio di Falco 5. Poi fanno vedere anche Civil War il romanzo, i grandi eventi Marvel Civil War. No, molto bello, non vedo l'ora di leggerlo insieme a tutti gli altri fumetti che ho. E con questo qua di Deadpool, oltre al librone, si va a sommare pure questo fumettino simpatico e carino. Ho più Marvel che DC, devo essere sincero, che Marvel appunto riesco a trovare più facilmente. Cioè Marvel mi piace anche di più della DC, preferisco la Marvel, però sono cresciuto con la Marvel. La DC mi piace lo stesso, però preferisco la Marvel. Ragazzi, quindi, ovviamente sono anche in tema Deadpool, ho anche i calzini di Deadpool. mi mancano le magliette o cosa? Ragazzi, con la pumping le prenderò, quando è le prenderò. Devo ancora trovarmi, ma le prenderò. Quindi queste, ragazzi, sono le cose che ho comprato. Sto comprando un sacco di cose, devo dire. Ragazzi, non mi resta che dirvi che per questo video è tutto. Mi raccomando, lasciate un pollice in su, commentate, iscrivetevi che ho fatto. Noi ci vediamo in un prossimo video. E quindi, pica pica a tutti. Wow.